Ciao, oggi vi voglio fare vedere un piccolo fiore, un semplice fiore. E io li ho tagliati con la slice, che è questo, scusate, questa macchinetta. E quando voglio fare dei lavori piccoli e in fretta, questo è molto utile. Allora, questo è il cartoncino. Scusate, devo prendere bene le misure perché è la prima volta che uso la videocamera. Di solito lo facevo sempre con la fotocamera, quindi dovrò prendere l'abitudine anche di fare con questa. Allora, ora mi scelgo il fiore che voglio fare, ma voi potete tagliarli anche a mano, cioè io la taglio con questa per fare prima, però potete benissimo farvi il disegno e tagliarveli. Allora, io faccio un fiore a per adesso 5 petali. Vediamo. Ecco, ora vi faccio vedere, vedete? Ecco, io ho scelto un fiore a 5 petali. Ora prendo il mio cartoncino e mi taglio, lo posiziono sulla mia base. E mi taglio il mio fiore. Poi vi farò anche un video di come si usa la slice per chi la volesse acquistare. Ora tagliamo il fiore. Detto, quando si taglia bisogna tenere ben saldo perché altrimenti si può sfasare il tutto e viene tagliata male. Vedete? Ecco, questo è il mio fiore a 5 petali e ne taglio diversi perché ne devo fare tanti. Poi ne voglio tagliare anche alcuni con dimensione maggiore, vedete? Ecco. Vedete, adesso 51 mm, vedete? Spingo qui e cambio e ne faccio alcuni a 64 mm, sempre lo stesso fiore. Posiziono il mio cartone sulla base, poi faccio select e taglio, tengo fermo ed ecco qua il fiore di 61 mm. Scusate, ma si attacca con questa colla, vedete? Uno più piccolo e uno più grande. Ora mi voglio fare un fiore a 6 petali, quindi dal menu vado a cambiare tipologia, me lo cerco e me lo taglio tenendo sempre ferma la slice. Ed ecco qui il mio fiore a 6 petali e anche di questi ne taglio diversi. Vedete? Ora tolgo la mia base della slice, vedete, questi sono tutti i fiori. Ora li voglio colorare con i gelatos. Sono colori della Faber-Castell, tipo rossetti, io li chiamo. Sono bastoncini, vedete? A me piacciono tantissimo come l'effetto che fanno e li ho acquistati da Timbro Scrap Mania. Ora coloriamo i nostri fiori. Ora li coloro
con i gelatos, sono colori tipo acquarello che sono sfumabili tra loro, si sfumano con le dita o con l'acqua. Io adesso mi prendo alcuni colori e poi dopo inizio la colorazione. Vedete, io prendo questi toni qua, mi piace sul viola. E coloro, vedete così. Poi prendo un altro, passo un po' di colore, mi bagno un attimo, inumidisco un attimo il dito e sfumo. Vedete? È bellissimo. Io guarda, trovo questi colori fantastici proprio. Perché si miscelano tra loro in maniera. Poi io adesso faccio, si può sfumare sia anche con la spugnetta, col pennello o con lo spruzzo. Insomma, ci sono tanti modi per poter usare i gelatos. Ecco, vedete, io ho colorato, il fiore. Ora sto colorando un altro. Ho tagliato un pezzo di video perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Vedete? Lo sto sfumando con le dita. Ecco qua, questo è il colore che ho dato. Ora coloro anche dietro. Sfumo. Ecco qua, ne ho colorati altri. Ora prendo le forbici, queste qui della stamperia, vedete c'è questo disegno qui o questo qua. Io prendo questo e taglio le punte, un pezzettino di punta del nostro fiore. Ecco qua, questo è il nostro fiore, vedete con le punte tagliate, con le forbici che vi ho fatto vedere, e così faccio anche per tutti gli altri petali, per tutti gli altri fiori, scusate. Ecco, ora metto via i miei colori, mi prendo un tappetino del Maus vecchio. Poi con un bulino, vedete, con la punta grossa, vedete, io faccio leggermente pressione in modo da dargli un po' di conca. Vedete? Poi mi prendo un bastoncino qualsiasi e arrotolo un po' i petali in modo che possa sembrare un fiore in 3D, diciamo. Vedete? Ci ripasso un attimo e faccio così anche per gli altri. Ora che gli ho dato tutta una forma tridimensionale, mi prendo una penna gel di colore su una tonalità un po' più chiara o un po' più scura, secondo quello che devo, quale fiore devo scrivere, pratica, e gli faccio, vedete, le venature, si può chiamare così, le
del fiore. Faccio così anche negli altri. E questo è il risultato. E le metto da parte e faccio così in tutti i miei fiori. Queste sono le penne gel che ho usato. Queste qua si trovano in cartoleria, a me le ha portate mia figlia. Bene, ora pensiamo cosa mettere in mezzo a questo fiore. Ah, dimenticavo, prima di mettere la perla o qualunque altra cosa in mezzo al fiore, mi raccomando, dategli una vernice per mantenere il colore, perché essendo un colore ad acqua può andare via facilmente, e io gli do una finitura opaca, scusate. Poi ecco qua, ho preso queste mezze perle e dopo che ho dato il mio lucido, diciamo, e io le metterò queste mezze perle. E questo sarà il fiore ultimato. Scusate la bassa qualità del video, ma devo ancora fare pratica con la videocamera. E questo è un fiore semplice. Per qualsiasi domanda scrivetemi. Ciao, alla prossima.